Il novembre scorso, insieme a Marco Rizzo, sono stato per circa 3 settimane a bordo dell'Aquarius, la nave di SOS Mediterraneo. In quel breve lasso di tempo sono state soccorse più di 1000 persone, la maggior parte donne incinte, bambini piccolissimi e minorenni non accompagnati. Nella quasi totalità questa gente ci ha raccontato delle violenze e delle torture sistematiche subite in Libia. Storie che andavano oltre l'immaginabile. Storie che spesso non vengono raccontate nei nostri media nella loro totale crudezza. Oggi, nel 2018, negare a questa gente una chance di sopravvivenza, la possibilità di sfuggire da quell'incubo, è un atto indegno dei valori e della tradizione italiana. Noi su quella nave ci siamo stati, sappiamo che cosa vuol dire stare in mare aperto insieme a gente così traumatizzata, è gente che ha bisogno di aiuto, non è gente che ha bisogno di essere protagonista di giochetti politici. L'Italia è un paese che salva la gente, non che la lascia morire in mezzo al mare e se ne lava le mani. La politica si fa nei palazzi, non si fa sulla pelle delle persone, a costo di vite innocenti. Quello che oggi, come uomo, come artista, mi fa paura è vedere questo ribaltamento dei valori. Chi salva la vita è un criminale, chi fa un respingimento fa invece un atto patriottico, un atto coraggioso ed eroico. Questa è una cosa che noi non possiamo accettare. Quello che mi domando è che mondo lasceremo ai ragazzi che verranno domani. Se continuiamo così, quello che lasceremo, la nostra eredità, sarà solamente quella della paura e dell'intolleranza. È questo quello che vogliamo veramente? È questo che volete veramente? Questo è quello che io vi chiedo.